L'interessante è che questo configura una dinamica di apprendimento che è molto diversa dalla dinamica per apprendimento, per assorbimento che noi tradizionalmente abbiamo in mente. Configura, per l'eterogenesi dei figli, per così dire, kantiana, la rivoluzione digitale e tutti i suoi gadget, spesso inutili, abilitano la possibilità per gli insegnanti di utilizzare le capacità di simulazione che queste macchine e tutte le altre macchine interattive ci forniscono per praticare una pedagogia che proprio nuova non è, ma che tutti hanno dimostrato essere la più efficace, cioè la pedagogia del povero Dewey e della povera Maria Montessori, quella che si chiamava pedagogia attivista, che oggi nella sua versione rivenduta e corretta al 2013 si chiama sociocostruttivismo, ma che in realtà ci dice una cosa chiara, che apprendere attraverso il fare è molto più efficace che non apprendere attraverso il leggere o lo studiare, non che il leggere o lo studiare vanno poi scartati. E paradossalmente costoro Super Mario lo prendono facendo, non studiando il libro di Super Mario. C'è, è scaricabile, ma serve probabilmente ai papà per cercare fino ai 5 anni di riuscire a vincere con i bambini. Io ho cominciato a perdere a 4, e quando lui ne aveva 4 con mio figlio, e adesso gli faccio semplicemente da assistente, non gioco neanche più. La cosa interessante è che io gli faccio da assistente e gli do dei consigli su cosa fare nello schermo, quando ci sono problematiche logiche un po' complesse da risolvere, poi i giochi evolvono. Dopo Super Mario c'era il CD Clank, il CD Clank non probabilmente non si vede cos'è, ma un gioco per bambinetti un po' più grandi, e lì ci sono delle strategie di apprendimento da... e a volte un adulto ne sa di più sulle strategie di un bambino, il bambino è assolutamente capace di maneggiare questi oggetti. Però cosa viene fuori? Viene fuori che loro quando vanno a scuola, cioè quando si trovano di fronte alla scuola che comincia a insegnargli a leggere e a scrivere, insomma gli succedono due esperienze strane. La prima esperienza strana è che nel breve volgere di quei 600-700 metri che generalmente separano la scuola elementare dalla casa di un bambino, più che un viaggio nello spazio si tratta di un viaggio nel tempo, cioè in qualche maniera costoro vanno indietro di un 30-35 anni. In che senso? Nel senso che escono dalla loro cameretta e dalla loro casa, che mediamente è piena di schermi interattivi, utilizzati anche malissimo, dai genitori, con il babysitter, come volete, però è piena di schermi interattivi, e alla scuola dell'infanzia si sono andati, insomma, giocavano e non vedevano tanto la differenza, ma nella scuola elementare la vedono perché la loro cameretta o la loro casa è piena di schermi interattivi, mentre la loro aula no. Nella scuola dove va mio figlio Davide, il set didattico è del tutto simile a quello della mia scuola elementare, al netto del fatto che non ci sono più i banchi col buco per il chiocciolo. C'era solo il buco, non c'era più il calamaio, ma il buco c'era, quindi mio figlio il buco non c'è, ma il setting d'aula è simile, è assolutamente analogo, con un drammatico, con una drammatica variabile, cioè immaginate che questo sedile sia il computer, è un computer fisso antico che sta nella classe di mio figlio, sopra c'è un telo bianco, il computer giace nella classe di mio figlio come un morticino, perché è coperto da un telo bianco.